è un tema che purtroppo ha bisogno di un'attenzione costante e continua, perché è uno di quei temi che passano sempre sotto traccia, si ha quasi un certo pudore e più vergogna a parlarne, quindi è bene che di questo si parli e ci sia sempre alta l'attenzione della stampa, non solo, anche delle persone stesse. Dicevo, perché abbiamo scelto il liceo classico, perché la stessa cosa non scegliere il liceo classico, perché come voi sapete la scuola porta avanti da tempo un progetto di cui vi va dando meglio che la preside, che è Clelia, che è scuola amica. E perché il 20 novembre? Il 20 novembre oggi, che abbiamo qua la presenza della professoressa Teresa Perfetto, che è presidente provinciale dell'UNICEF di Viterbo, il 20 novembre oggi è la giornata mondiale, professoressa Nicoletta se sbaglio, giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Più o meno. Quindi abbiamo voluto unire questi tre aspetti: l'attenzione sempre alta che deve essere su questo tema, l'impegno specifico del liceo classico e l'impegno del UNICEF che abbiamo appunto fatto coincidere con questa giornata. Io finisco qua e inviterei la professoressa Moscucci, che è stata gentile padrone di casa, a spiegare le vostre attività, a spiegare un po' quello e vi do quello. Grazie dottor Corsi. Allora io dirò solamente due parole di circostanza per dovere e diritto, tra virgolette, di ospite. Saluto innanzitutto tutti gli intervenuti, ringrazio i dirigenti che sono qui presenti, quindi le autorità e in modo particolare appunto l'amministrazione provinciale che ha avviato in collaborazione con altri enti e istituzioni questa campagna di sensibilizzazione contro l'abuso e il maltrattamento sui minori. Diceva il dottor Corsi, perché siamo qui al liceo Turatti e non in un'altra sede? Cioè, quest'aula magna, come vedete, è un'aula magna spaziosa e bella, e quindi vi devo dire che francamente le richieste di metterla a disposizione per iniziative di vario genere ce ne fanno molte, ma ovviamente siccome noi facciamo principalmente scuola non è che diciamo a tutti di sì. Diciamo, mettiamo a disposizione la nostra aula magna, soprattutto in orario antimeridiano, quando le iniziative sono coerenti con la nostra attività didattica. Io mi rivolgo in particolare agli studenti che sono presenti qui, anzi chiedo scusa agli ospiti, si sta arrivando con un po' di ritardo perché stamattina avevamo anche altre iniziative, quindi che si sono protratte più del consentito del prostabilito. Quindi dicevamo, perché siamo qui oggi? Siamo qui innanzitutto perché il 20 novembre, come ha detto prima il dottor Corsi e come spiegherà poi la presidente dell'UNICEF, professoressa Perfetto, ed oggi è il giorno in cui, se non sbaglio, nell'89 venne approvata una convenzione dall'Assemblea delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Quindi noi volevamo sottolineare questa giornata e soprattutto vogliamo che i nostri studenti conoscano e vengano a conoscenza di questa giornata. Perché? Perché il nostro POF, che è un acronimo di piano dell'offerta formativa, diciamo gli addetti ai lavori lo conoscono come POF, abbiamo messo tra le finalità fondamentali della scuola proprio quello di educare e sensibilizzare i giovani verso gli aspetti, diciamo, che sono la bandiera dell'UNICEF, tra cui questo. Noi abbiamo aderito al progetto dell'UNICEF Scuola Amica e ci vantiamo, diciamo, di aver ottenuto lo scorso anno la dicitura, vero Mario Velella, di Scuola Amica dell'UNICEF. Significa che questa scuola ha in qualche modo risposto a quelle che sono le finalità che l'UNICEF si propone. Alcune, non tutte, speriamo di migliorare.
tantissimo. Su questi temi non si può mai abbassare la guardia. Quindi è importante che siano, come dire, attente le istituzioni, che sia attenta la scuola, ma anche è importante che siate pronti voi a difendervi, a difendere voi stessi, a difendere i vostri compagni e a denunciare eventuali situazioni di maltrattamento. Maltrattamento, appunto, che, come credo, ve l'ha detto anche successivamente, non è solo abuso o maltrattamento fisico, ma che, come sapete, passa anche attraverso situazioni diversissime, cioè l'abuso psicologico e mentale anche. Appunto, ci sono di cui si parla tanto, atteggiamenti di bullismo. Avete visto quel bambino a cui buttavano gli occhiali a terra, no? Che può sembrare un piccolo scherzetto, no, non è un piccolo scherzetto, è un atto di violenza su un compagno che appunto magari non può difendersi o non sa difendersi o semplicemente non vuole perché non sa usare l'aggressività. Ecco, quindi per tutto questo noi oggi siamo qui e voi avete, voi ragazzi che siete semplicemente una piccola rappresentanza di questo liceo, siamo 1200 noi in questo liceo, qui ne abbiamo un centinaio di ragazzi, ecco, voi avrete la responsabilità di farvi portavoce con i vostri compagni di quanto oggi capirete qui meglio di quanto non avete capito fino ad ora. Quindi ascoltate con attenzione e anzi io auspicherei anche che magari al termine qualche ragazzo, se avesse dei dubbi, delle perplessità, facesse anche delle domande. Quindi non lo so che cosa prevede la scaletta, credo di aver detto tutto. Passo la parola all'assessore Bianchini, quindi parla. Io intanto ringrazio la vostra dirigente Paolo Scucci per l'ennesimo atto di disponibilità nei confronti della provincia. Ogni volta che questo liceo viene sollecitato, lei è sempre disponibile a mettere a disposizione strutture, studenti e la sua disponibilità appunto per far sì che queste giornate, queste mattinate vengano raccontate attraverso dei passaggi fondamentali per voi adolescenti. Io nel frattempo, oltre a ringraziare la presidente Moscucci, saluto la dottoressa Carelli che è arrivata dalla prefettura di Viterbo, che si è aggiunta a noi e anche lei con la fortuna probabilmente ha un ruolo importantissimo nel territorio della provincia, quindi la saluto, dopo la invito ovviamente ad aggiungersi a noi negli interventi. E come avete visto ragazzi, in questo video che la provincia di Viterbo ha realizzato con la regia di Maria Cecchini e con ragazzi stessi dalle scuole medie della provincia di Viterbo come attori, è un video abbastanza forte che racconta tre episodi di violenza che avvengono probabilmente in tre situazioni distinte, quindi situazioni domestiche, situazioni scolastiche e diciamo della vita quotidiana nel caso in cui si trattasse appunto di violenza sessuale, abbastanza, dicevo, forte. Il risultato che voleva proprio avere questo video era di suscitare naturalmente un'emozione, anche se naturalmente forte, per far capire a chi naturalmente vedeva questo video che di fronte a questi tipi di situazioni la cosa peggiore è usare la doppia violenza. Io la chiamo sempre così, la violenza che avviene nel silenzio successivo a un atto violento. Come diceva giustamente adesso Paola, non si tratta soltanto, come spesso accade, di parlare di violenza sessuale. Io metto un grosso risalto su quella che è una situazione psicologica che forse è ancora più subdola, più nascosta, che magari soprattutto in un ambiente come questo, e ecco perché siamo venuti a venire in una scuola a presentare questo rapporto, si può nascondere. Quando abbiamo visto un ragazzo che era vittima di violenza da parte del mondo, così definito ormai da tutti, questa è una situazione che spesso avviene nelle scuole e il 90% di queste situazioni non vengono mai fuori perché c'è un po' di libertà, c'è un po' di paura, di timore nel denunciare quello che avviene e quindi l'obiettivo nostro è quello di far capire ai ragazzi che in qualsiasi dei tre contesti uno si trovi ha a disposizione un pool di esperti che è formato
per fare assistenza e per proteggere naturalmente chi ha il coraggio di denunciare queste iniziative e questi soprusi. Sono cose naturalmente che io non auguro a nessuno di vivere, perché quando si tratta di questi di violenza, il trauma che naturalmente si subisce è evidente, è importante, quindi io vi auguro di non cadere mai in questi tipi di situazioni. Naturale che quando l'amministrazione che precedeva, diciamo, la nostra, di Meroli, ha iniziato questo percorso, ha trovato subito nella nostra amministrazione una convinta di conferma di questo progetto, e quello che noi abbiamo potuto fare in più rispetto a prima è stata appunto una campagna di sensibilizzazione per far sì che questo numero verde fosse conosciuto da più persone possibili, anche perché una cosa fatta è non comunicare a quello che non fosse fatta, quindi questo numero verde forse secondo me prima ha girato poco, adesso grazie anche alla Chiesa di Busciamella e a tutta una serie di manifestazioni e pubblicazioni fatte attraverso giornali, attraverso comunicati stampa, attraverso volantini e una distribuzione capitale di volantini e manifesti, forse questo numero verde adesso è entrato in più case. E questo era il nostro obiettivo. Oggi, normalmente, come dicevamo prima, è una giornata particolare. Io naturalmente ringrazio la professoressa Perfetto per essere qui con noi. Ricordavamo prima che è la giornata dei diritti dell'adolescenza e dell'infanzia, quindi l'UNICEF è oggi un attore principale di questa mattinata. Però sta a noi tutti, sia l'amministrazione che il gruppo di lavoro e voi ragazzi, capite l'importanza di questo numero verde. Non è un numero che ha nella risposta una persona ostile, ma ha nella risposta una persona che è disposta ad ascoltare innanzitutto quello che viene detto. Vi dicevo prima, sono professionisti stimati per il loro lavoro che fanno quotidianamente. Non dovete avere paura nel caso in cui sappiate, prendete a conoscenza di qualche episodio di questo genere, non avete paura, perché la paura forse è la cosa più brutta che può capitare al ragazzo che si trova di fronte a queste situazioni. Io vado avanti, nel senso che rimango fino alla fine e voglio ascoltare più che altro i protagonisti di questo gruppo, perché sono loro che nell'ombra lavorano, senza naturalmente mai apparire, però credo che oggi sia importante dare a loro la possibilità di poter esprimere il loro pensiero e di darci anche un riscontro di quella che è la loro attività, visto che naturalmente è un'attività molto molto delicata. Naturalmente i ringraziamenti dopo con la questura di Viterbo, all'ufficio scolastico provinciale, all'ASL e naturalmente all'assistenza sociale della provincia di Viterbo per il lavoro che fanno, che ripeto è un lavoro che viene svolto nell'ombra, senza clamore e con un'enorme discrezione, perché quando si tratta di minori e si tratta di queste questioni, la discrezione è l'elemento principale per affrontare tutto questo. Grazie e buona giornata.